Uno degli sport che preferisco guardare ai Giochi Olimpici è i tuffi da piattaforma e da trampolino. Ci sono folli che riescono a saltare da piattaforme di 10 metri e poi ci sono io, che non riuscirei nemmeno a salire sulla piattaforma, non a tuffarmi, nemmeno a salire. Ma posso spiegare con la fisica come fanno a fare le acrobazie nell'aria. Ci vediamo dopo la sigla per scoprirlo. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Oggi scopriremo i segreti di uno dei miei sport preferiti da guardare ai Giochi Olimpici, ovvero i tuffi. I tuffi racchiudono tantissima fisica al loro interno, come in realtà la maggior parte degli sport. Ovunque c'è fisica. Possiamo distinguere ogni tuffo in tre fasi: il salto, le acrobazie nell'aria e l'entrata in acqua. Per il salto ci sono due tipi di tuffi. Il salto da piattaforma in cui la piattaforma è ferma e il tuffatore deve semplicemente tuffarsi in avanti. Un'altra cosa essenziale da fare durante il salto è quello di darsi una rotazione e un movimento angolare, che è una grandezza fisica che si conserva, ma questa la vediamo dopo. Dal punto di vista fisico, il salto dalla piattaforma è più semplice. Il tuffatore si butta in avanti e semplicemente dopo è soggetto alla sola forza di gravità. Nel caso del trampolino, la questione diventa leggermente più complicata. Che cosa succede al tuffatore? Il tuffatore riesce a prendere l'energia immagazzinata dal trampolino mentre oscilla. La forza che ha il trampolino è una forza elastica. Il tuffatore riesce a prendere l'energia del trampolino e saltare in alto. In questo caso qui, la traiettoria è molto più complessa rispetto a quella precedente. Vabbè, non tantissimo, ma si complicano le cose. Perché? Perché il tuffatore prima sale e poi riscende, formando nell'aria una parabola. Anche in questo caso, ovviamente, deve andare in avanti, perché se salta sul posto va a finire con la faccia sul trampolino. Nell'aria, quindi, forma una parabola. Formando una parabola, paradossalmente, sta più tempo nell'aria del tuffatore che si lancia da 10 metri. Più tempo in aria significa anche più acrobazie possibili. E adesso veniamo alle nostre acrobazie. Abbiamo detto che i tuffatori si danno uno slancio in avanti e un momento angolare. Il momento angolare è una grandezza fisica che si genera quando un corpo è in rotazione. Ogni corpo che ruota ha un momento angolare. Da cosa dipende il momento angolare? Dalla velocità di rotazione e dal momento di inerzia. La velocità di rotazione è facile da capire cos'è, è quanto velocemente ruota. Ma il momento di inerzia invece? Il momento di inerzia lo possiamo vedere come è distribuita la massa nello spazio, ovvero dove si trova la massa. Il momento angolare è una caratteristica molto molto importante in fisica, ovvero si conserva. Quindi quello slancio iniziale che si danno all'inizio si conserva per tutto il tempo. Eppure loro cambiano la forma, cambiano la velocità. Com'è possibile? Il momento angolare è il prodotto tra la velocità angolare e il momento di inerzia. Quindi, per aumentare la velocità di rotazione, devono cambiare il momento di inerzia e in particolare il momento di inerzia deve diminuire, perché il loro prodotto deve essere costante, perché è sempre il momento angolare che si conserva. Per diminuire il momento di inerzia, devono raccogliersi in se stessi il più possibile. Più si raccolgono in se stessi, e più la velocità aumenta e fanno le acrobazie che vediamo. Quando poi devono arrivare a toccare l'acqua, devono toccarla in maniera perpendicolare, ma il momento angolare si dovrebbe conservare, quindi come fanno a toccare perpendicolarmente e a smettere di ruotare? In realtà non smettono di ruotare, è solo una percezione che noi abbiamo. Loro aprono con tutta la loro forza muscolare il loro corpo e stanno tesi in perpendicolare verso l'acqua. Quando toccano l'acqua, fate caso a quello che fanno sott'acqua, loro un po' ruotano sott'acqua. Quella rotazione è dovuta proprio al momento angolare che avevano dato all'inizio, ma occupando molto spazio, la velocità di rotazione diminuisce tanto ed è per quello che devono stare attenti ai piedi, che sono l'ultima cosa che entra in acqua. Loro sott'acqua sono già in rotazione, quindi anche i piedi tenderebbero a ruotare. Ed è lì la bravura di un tuffatore, il controllo totale del proprio corpo.
Bene, questo era tutto per oggi e noi ci vediamo al prossimo video.